ci sono in realtà alcune complicazioni. Se vi sono alcune complicazioni, la prima complicazione che rimane sempre sullo sfondo è quella della determinazione di questi coefficienti come sono fatti. Ma quello lo vedremo in pratica quando andremo a fare le esercitazioni. Dovremo andare, discuteremo contestualmente a quel caso anche di come si vanno a mettere queste resistenze. L'altra cosa che può essere rilevante, beh, qui non faccio altro che dire quello che avevo detto prima, cioè ci sono in questa equazione risolutiva, in particolare se puntiamo l'occhio solo sulla parte dell'evaporazione, abbiamo due grossi termini. Uno che risponde alla risposta, cioè se varia, se durante il giorno varia la radiazione, e la radiazione certo che varia durante il giorno perché il sole sorge a est e tramonta a ovest, a un certo momento è in alto la radiazione, e se noi siamo su una superficie inclinata, a un certo momento del giorno abbiamo una radiazione, la prendiamo in maniera ortogonale, e in quel momento lì abbiamo più radiazione che in ogni altro momento. Quindi la prima parte, il primo addendo sulla seconda parte, cosa vi dice? Vi dice che l'andamento dell'evaporazione è in linea di principio simile all'andamento della radiazione, e di solito lo è. La seconda parte dice che però voi avete anche un termine, dice un segno più invece di un segno meno, non so come mai sia comparso il segno meno. E c'è anche un termine aggiuntivo che è dovuto alla domanda evaporativa. Cioè se anche io non avessi forzanti radiative, la radiazione rimane costante, oppure fosse nulla, ma io ho una differenza di pressione di vapore tra due punti, in particolare tra la superficie evaporante e l'atmosfera, c'è evaporazione, anche se non c'è radiazione. Questo dice il secondo termine. Una espressione molto semplificata dell'espressione che avete visto in precedenza è quella di Priestley Taylor, lavoro del 1978, in cui la gente, adesso abbiamo molti più strumenti di misura, qualcuno parla di data rich era of hydrology, non è così, non ne abbiamo, i dati non ne abbiamo mai abbastanza, soprattutto i dati fatti bene, perché poi sono anche i dati spesso sono fatti male, però in questo, cioè finora avevamo ancora meno dati, allora dicevo, quello, come cavolo facciamo? Va bene, tu hai detto che le cose le misuriamo, ma adesso andiamo a misurare per davvero. Allora dobbiamo avere un misuratore di temperatura per poter calcolare questa formula qua. Ci abbiamo sempre il problema di come valutare i coefficienti, dobbiamo, dentro il coefficiente C c'è la velocità del vento, dobbiamo misurare la velocità del vento. Dobbiamo misurare la radiazione, dobbiamo misurare almeno una delle due E che mi danno poi la delta E di Z, perché la delta E di Z è, se andate a guardare la definizione, introduce un termine che bisogna misurare, insomma. Dobbiamo comunque misurare, mettere quattro strumenti di misura per dare un valore a questa formula qua. Uno psicrometro che misura l'umidità, un anemometro che misura il vento, un termometro che misura la temperatura e un radiometro che misura la radiazione. Quindi va bene, magari lì fuori chiamo il mio amico Dino Zardi, mi pianta su una stazione meteorologica e misuro tutte le cose che mi servono, e allora sono in grado di dedurre da questa formula, con le approssimazioni che comunque essa contiene, l'evaporazione. Però adesso il problema non è misurarla su tutto un bacino, misurarla su tutta l'area che vedo, quindi dovrei avere questi quattro misuratori in tutte le parti
del mondo. E quindi è ancora complicato. Come possiamo semplificare questa formula? Allora, una delle prime idee per semplificare questa formula è quella di definire questo coefficiente alfa, in particolare di mangiarsi la parte della domanda evaporativa e dire che la domanda evaporativa, per qualche misterioso motivo, è comunque proporzionale alla parte radiativa. Perché, per esempio, in pratica si è sempre visto che quando andiamo a misurare l'evaporazione con gli opportuni strumenti, la domanda evaporativa segue sempre bene la radiazione. In questo caso l'espressione si semplifica e diventa così: si introduce questo alfa che si chiama alfa di Priestley e Taylor, la formula prende il nome da questi due autori, Priestley e Taylor, un lavoro del 1978. In pratica quel valore di alfa dopo diventa un parametro, o se volete tutto questo diventa un parametrone che viene calibrato sui dati misurati laddove è possibile e poi viene usato e esteso in varie parti. Di queste cose in realtà vi avevo già parlato, cioè l'enfasi è appunto il fatto che l'equazione così completa come è ottenuta mi dà i delta, quindi potrei fissare, se ne ho uno trovo l'altro valore nascosto all'interno dei delta di temperatura e di pressione. C'è l'alfa, il fattore alfa che rovina un po' la simmetria che si era abituati a vedere dell'equazione originaria di Pema Montizzi, in cui l'alfa era uguale a 1, quindi le equazioni, per esempio, se guardate l'equazione numero 3, l'alfa è uguale a 1 e l'equazione diventa uguale a quella dell'evapotraspirazione, dove però l'evapotraspirazione qua è il segno più, non il segno meno. Cavolo, come mi ha fatto sfuggire questa roba qua, e perché mai? Perché tutti gli altri hanno il segno meno, ma questo c'è il segno più. E se poi facciamo una semplificazione ulteriore, cioè che tutti i coefficienti di conduttanza siano tutti uguali, cioè che CE sia uguale a C in particolare, e il trasporto di calore sensibile sia uguale, per esempio, al trasporto di calore, al trasporto della quantità di moto, allora le formule si semplificano ancora, potete semplificare un po' di coefficienti lì davanti. C'è un problema che in realtà io ho assunto, che la radiazione ad onda lunga che le superfici emettono sia funzione della temperatura. Se è funzione della temperatura, in realtà è un po' imbrogliato, perché la temperatura qui, guardate, la temperatura è una delle variabili che io ricavo dal sistema, e questa variabile che ho ricavato dal sistema assume che R con LL non dipende dalla temperatura. In realtà, se guardo bene a guardare dentro in RLL, c'è nascosta la temperatura, quindi sto un po' barando qui. Se non posso barare in questo modo, devo fare in modo diverso. La variabile non può essere più di delta. Per esempio, posso partire sempre dal bilancio di energia, però a questo punto, al posto di RLL che vedete in alto, devo sostituire l'espressione dell'equazione di Stefan-Boltzmann, che mi dà R con LL, dove T è la temperatura della superficie evaporante. Devo andare a sostituire, cioè a questo punto non posso più risolvere per T delta, ma devo esplicitare come variabile di risoluzione T con Z. Anche qua vi potrà sembrare complicata la situazione, però è complicato.
complicata fino a un certo punto. A questo punto vado a risolvere per T con Z0 la temperatura della superficie evaporante. La soluzione è un po' semplice, anche qui c'è un trucco, ed è che ho fatto questa approssimazione, cioè se avessi lasciato epsilon sigma T con 0 alla quarta, avevo un'equazione di quarto ordine da risolvere. Allora, invece di risolvere l'equazione del quarto ordine, assumo che di poter approssimare la mia R con L come epsilon sigma, che cosa? T con 0 alla terza per T, dove T con 0 alla terza è un'opportuna soluzione di riferimento, per esempio quella che c'era alla distanza precedente, e T è la mia incognita. Allora il mio sistema rimane lineare e riesco di nuovo a risolverla in maniera esplicita come ho fatto sotto. Ho fatto un'approssimazione però. A questo punto le altre tre equazioni, posso sostituire questo valore all'interno delle altre tre equazioni, non diventa più bella come prima, perché qua è un po' più complicata, però a parte la complicazione tutti i termini che vi compaiono dentro sono noti. In realtà la soluzione che voi andrete ad usare nelle vostre esercitazioni è questa soluzione qua, cioè quella che tiene in conto del fatto che nella superficie evaporante, la radiazione della superficie evaporante è funzione della temperatura. Per cui cosa succede? La vostra superficie evaporante colpita dalla radiazione si riscalda. Indietro, nel bilancio di radiazione indietro, certo c'è uno scambio di calore sensibile, certo c'è uno scambio di calore latente, ma c'è anche una parte di radiazione che viene indietro che ha un feedback, però più si riscalda, più irradia indietro. C'è anche la parte di radiazione che è rilevante nell'equazione. Allora ottengo tutte le soluzioni di cui ho bisogno. La forma classica dell'equazione di Pellman-Montit, peraltro, non è come ve l'ho mostrata io, ma è equivalente, cioè ci sono un po' di maneggi sui coefficienti. La forma classica dell'equazione è questa, sempre in due termini, uno la domanda evaporativa, al posto delle conduttanze ci sono le resistenze, e poi nella parte che io ho messo non c'è lo scambio di calore G, mentre nella formulazione originaria di Pellman l'aveva fatto dove ponendo RG uguale a 0, nell'equazione di Pellman non c'era resistenze aggiuntive. Montit ha aggiunto, ha fatto l'ipotesi che il suolo, nel caso del suolo e delle piante, ci fossero delle resistenze aggiuntive diverse da quelle e allora ha aggiunto praticamente un termine all'equazione, ci ha aggiunto anche il suo, non lui, ma è stato aggiunto il suo nome, per cui appunto nelle interviste Montit diceva io sono diventato famoso per aver aggiunto un coefficiente in un'equazione che c'era già. In realtà è un cambiamento abbastanza rilevante. C'è una forma ancora più semplificata dell'equazione di Pellman-Montit, che è molto nota, che è l'equazione usata dalla FAO. Adesso voi, non so, io ho parlato di superficie evaporante in maniera agnostica, diciamo. La superficie evaporante può essere in realtà una superficie anche liquida, può essere un suolo, in questo caso compaiono delle resistenze dovute ai suoli, può essere una pianta. La pianta può essere una conifera come queste che vedete fuori dalla finestra, può essere una pianta, ma può essere anche una pianta da frutto, oppure del mais, oppure del grano. Quindi la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per il combattimento contro la fame, una delle cose che subito ha fatto è implementato delle
semplificazioni dell'equazione di Feynman-Montini che potessero essere applicate per calcolare la domanda evaporativa e quindi la domanda di irrigazione nelle colture. E ha implementato questa formula qui, in cui compaiono i vari coefficienti, di cui alcuni li potete riconoscere, tipo il delta, tipo il gamma, tipo l'R con M. Però per esempio ha semplificato molto la parte della domanda evaporativa con un coefficiente V con F che risulta pari a questo fattore, dove U con 2 è la velocità dell'aria misurata a 2 metri. Vuol dire, se vuoi applicare questa formula qua, tu misuri, prendi la velocità dell'aria con un misuratore di velocità dell'aria posto a 2 metri e sostituisci il valore dentro lì. Poi C è un certo coefficiente che viene assegnato in varie situazioni. Dunque, direi che abbiamo portato a termine un compito abbastanza arduo. Vedo delle facce un po' accigliate, ma in realtà, una volta capito, cioè mi potete sbagliare i conti qua, quello che mi potete sbagliare, perché le formule poi comunque le trovate tabellate, no? Ma non dovete aver compreso qual è la ragione per cui abbiamo fatto tutte queste cose e i risultati che abbiamo ottenuto, quali sono i risultati che si ottengono, cioè abbiamo in realtà risolto l'equazione dell'energia accoppiata all'equazione della quantità di moto e abbiamo trovato un'espressione esplicita per le variazioni di umidità, per le variazioni di temperatura, per il calore sensibile e anche per il calore latente. E dico è anche il calore latente, ma quest'ultima parte era quella che in qualche modo nella trattazione che trovate in tutti i libri rimane evidente. Non era affatto evidenziato che anche noi conosciamo a questo punto anche tutte le altre quantità. Certo, come dice Richard Feynman, se dopo queste quantità non hanno i risultati giusti, vuol dire che qualcosa nella teoria che abbiamo sviluppato non è corretta. Cosa potrebbe non essere corretta? Abbiamo fatto tante ipotesi. Una, per esempio, che potessimo considerare il bilancio di energia in forma stazionaria. Quello potrebbe essere un primo errore. Forse sulle foglie no, ma sui suoli certamente. Sui suoli è difficile pensare che il suolo non abbia una certa inerzia termica. Quindi è difficile pensare anche che non si debba risolvere l'equazione completa e quindi a quel punto il sistema di equazioni non è più un sistema di equazioni algebriche, ma è un sistema di equazioni differenziali, ordinarie. Beh, in questo caso potrebbero essere ordinarie, a seconda di come si considera, insomma. Comunque equazioni differenziali. L'altra ipotesi, abbiamo fatto l'ipotesi di Feynman, cioè che si potesse approssimare con un'approssimazione lineare la temperatura del suolo con la temperatura dell'aria. E questa è una seconda approssimazione che potrebbe non funzionare. Poi naturalmente c'è il mistero, che per ora rimane ancora un mistero, di come vengono assegnate quelle resistenze, che non è affatto banale. Ci sono 40 anni di letteratura su questo. E poi c'è in realtà anche un'altra cosa, che però non è qua e allora è qua. No, c'era qualche altra parte e va bene, forse c'è nella presentazione successiva, ed è che cosa? Ci manca un'equazione qua, ci manca un'equazione, l'equazione di conservazione della massa. Qua non abbiamo posto alcuna restrizione su questa soluzione in funzione del fatto che ci sia massa d'acqua da evaporare o no. Per cui vi dicevo stamattina, l'acqua, dobbiamo vedere dove c'è l'acqua per poterla evaporare. E dopo vi facevo un avvertimento, vi ho fatto un esempio che non era questo, perché sapevo che nel pomeriggio sarebbe arrivato anche questo. E vi dicevo, ci sono alcuni modelli che non tengono conto del fatto dove c'è o non c'è l'acqua. Ma anche noi, in questo passaggio, che voi, vedendolo anche per la prima volta, considerate così complicato,
In realtà abbiamo fatto un trucco falsità, cioè noi non abbiamo limitato l'evaporazione in funzione dell'acqua presente. E di questo in qualche modo ci dovremmo pure curare una volta per tutte.